Fratelli e sorelle nel Signore, questa sera vi voglio parlare di un argomento importante, della grazia di Dio, che ci ammaestra a rinunziare alle mondane concupiscenze. Infatti in Tito è scritto proprio questo. Ma da notare che dice la grazia di Dio ci ammaestra. Quindi non stiamo parlando, quindi tutto quello che poi leggeremo non viene dalla legge di Mosè, non sono regole, imposizioni, non c'è niente che riguardi la legge di Mosè, capite? Ma è la stessa grazia. La grazia di Dio, Cristo, lo Spirito Santo che Egli ci ha dato, la salvezza che ci ha dato, che ci ammaestra, cioè ci dà quell'insegnamento che noi dobbiamo rinunziare, perché noi proveniamo dalle mondane concupiscenze, capite? Noi eravamo immersi nelle mondane concupiscenze, quindi nel momento in cui la grazia di Dio è scesa su di noi e ci ha salvato per fede, per sola fede non ci ha salvato perché eravamo già santi nelle opere, no, eravamo immersi nelle mondane concupiscenze come tutti gli altri, eravamo figlioli d'ira come tutti gli altri. Allora la grazia di Dio è scesa su di noi, ci ha salvati. E la grazia di Dio che cosa fa poi? Ci ammaestra, ci guida, ci insegna a rinunciare, quindi ad abbandonare le mondane concupiscenze. Cioè, concupiscenza è un desiderio intenso di qualcosa che poi è peccaminoso. Può essere un desiderio intenso che si può trasformare anche in idolatria talvolta, un desiderio intenso di arricchire, un desiderio intenso di mangiare, un desiderio intenso di desiderare una donna, un desiderio intenso di desiderare un uomo per quanto riguarda la donna. Concupiscenza carnale è anche uomo-uomo, donna-donna. Concupiscenza carnale e mondana è quella di correre a tutti quei festeggiamenti, a tutte quelle cose a cui corre il mondo, capite? Quando tutto il mondo corre verso una direzione, quando ci corre tutto il mondo e anche noi stiamo andando in quella direzione, certo, bisogna domandarsi come mai questa cosa. Se corre tutto il mondo là a divertirsi, dobbiamo stare attenti perché c'è qualcosa che non va. Se siamo col mondo, no? Voi sapete che chi è amico del mondo non può essere amico di Dio, cioè è nemico di Dio. Chi è amico di Dio invece non può essere amico del mondo, ma perché il mondo ci odia, il mondo è nostro nemico, il mondo è contro di noi, quindi noi siamo contro il mondo, non che li vogliamo fare del male, nel senso noi siamo contro il mondo spiritualmente. Per quanto riguarda i desideri, la condotta e la conoscenza, siamo completamente contrari e nemici del mondo. Quindi noi proveniamo dal mondo, noi siamo stati salvati dal mondo, eravamo nel mondo spiritualmente, siamo ancora nel mondo fisicamente, ma non più spiritualmente. Capite la differenza dove sta? Quindi siamo nel mondo e Dio non vuole che noi ce ne usciamo dal mondo, ci isoliamo in una montagna e stiamo là da soli e separati dal mondo. No, non è questo, non è il monachesimo, la separazione da questo mondo che il Signore ci ha richiesto, la separazione fisica. Non ci è richiesta la separazione fisica. Ma ci è richiesta la separazione spirituale, la separazione mentale, la separazione per quanto riguarda la conoscenza, per quanto riguarda le nostre opere. Noi non ci possiamo dedicare alle stesse cose a cui si occupano quelli del mondo, ma noi ci dobbiamo occupare invece a quello che la grazia di Dio ci vuole trasmettere e insegnare. La grazia di Dio, non la legge. Quindi anche noi oggi non siamo la legge di Mosè, intendo, perché noi non siamo senza legge. Il cristiano non è
uno che è senza legge, cioè non c'è niente sopra di lui che gli dica quello che è giusto o quello che è sbagliato. Può fare tutto e può. No, no, non è così. Noi abbiamo una legge, dobbiamo obbedire alla legge di Cristo. Ci sono tante cose, delle cose che noi non possiamo, non dobbiamo fare. Cioè, possiamo farle, ma se lo facciamo è peccato. Quindi la grazia di Dio ci ammaestra, non è la legge di Mosè che oggi ci ammaestra. Noi siamo usciti dal mondo, siamo stati salvati perché eravamo nel mondo, eravamo del mondo, di proprietà, come tutti gli altri. Nel mondo eravamo di proprietà del diavolo, eravamo schiavi del maligno. E quindi il Signore ci ha salvati. E questa grazia di Dio non solo ci ha salvati, ma ci ammaestra quindi ad uscire, a rinunciare a tutte quelle cose che non vanno bene davanti a Dio. Quindi il nostro è un cammino, va bene? Non siamo perfetti, non siamo esenti da peccato, cadiamo molte volte, ogni giorno, ma sicuramente, ma non cerchiamo però di giustificare il nostro peccato. Non dobbiamo giustificarlo, non dobbiamo, diciamo, fare finta che non ci sia, ma lo dobbiamo combattere, la dobbiamo combattere contro le concupiscenze carnali. Gesù, no, vi ricordate, ha detto quando era sul monte, prima che fu arrestato, disse che lo spirito è pronto, ma la carne è debole, pregate per non entrare in tentazione. Cioè, la carne, nella nostra carne, abita il peccato. Quindi le concupiscenze carnali che abitano nella carne, comunque ancora, le dobbiamo dominare, le dobbiamo tenere, le dobbiamo tenere, dobbiamo rinunciare a quelle cose. Cioè la carne pulsa verso una certa cosa e noi dobbiamo rinunciare a quella cosa. Dobbiamo combattere contro quella cosa che sappiamo che è peccato. Molte volte ce lo dice la parola di Dio stesso che certe cose sono peccato. Denudarsi, festeggiare cose pagane. Questo è peccato perché la scrittura, l'idolatria, mangiare delle cose sacrificate agli idoli, è peccato. Se la scrittura ci dice che è peccato. Poi ci sono altre cose che ce lo dice la nostra coscienza. Se ci dice la nostra coscienza che mangiare carne di maiale, anche se nella Bibbia è scritto che è pura, cioè tutti i cibi sono stati fatti puri, adesso faccio degli esempi. Se la nostra coscienza, perché uno è ebreo, 80 anni è stato ebreo, non ha mai mangiato carne di maiale, la sua coscienza lo accusa, se mai mangerebbe carne di maiale, per lui è peccato se lo mangia, perché mangerebbe senza convinzione, mangerebbe non libero nella sua coscienza. Ecco, questo sì, però stiamo parlando di cibi puri e impuri che riguardano la legge di Mosè, di cui Gesù ha detto, ha fatto, dicendo una certa frase, ha fatto tutti i cibi puri, perché non è quello che entra nel ventre che contamina l'uomo, ma quello che esce dal proprio cuore, dalla propria bocca. Quindi, se è quello che contamina non è il cibo, quindi il maiale non contamina l'uomo. Quindi, vedete, si sta parlando qui, Gesù ha parlato di cibi puri e impuri, non di cibi sacrificati agli idoli. Quando Paolo parla al capitolo 14 di Romani, non parla di cibi sacrificati agli idoli, lì parla semplicemente ed esclusivamente di cibi puri e impuri secondo la legge di Mosè. Quindi in quel caso dice di non discutere opinioni, di avere riguardi verso il più debole, ma non sta parlando di cibi sacrificati agli idoli. Quindi non possiamo, non si può, quelli che prendono quei passi per giustificare i cibi sacrificati, il poter mangiare di cibi sacrificati agli idoli in determinate feste pagane, stanno sbagliando, peccano, insegnano al popolo di Dio a sviarsi, capite? Cioè, se uno insegna una cosa falsa, non è solo un insegnamento fine a se stesso, molte volte, ma è proprio un insegnare al popolo a peccare, proprio come fece Balaam che insegnò
insegnò, non mi ricordo, a Balak, insegnò a Balak come poter far cadere in trasgressione, insegnò come far cadere in trasgressione il popolo di Israele, mangiando appunto tra le cose, c'era la fornicazione, ma c'era anche mangiare le cose sacrificate agli idoli. Quindi, fratelli e sorelle, ci stiamo avvicinando alle feste di fine anno. Le feste ci sono sempre, i compleanni ci sono sempre. Ogni domenica, ogni lunedì, ogni martedì c'è sempre una festa di compleanno alle porte. Ci sono la festa di Natale, che è una festa mondana. Non è, ci hanno messo Gesù, ma non c'entra niente Gesù. È sempre una festa mondana. Poi c'è il Capodanno, non c'è niente di... lì giustificano stare con i familiari una cosa e l'altra, ma Dio non dice niente se festeggiamo, che poi che festa è? Quella di mangiare e bere smodatamente a notte fonda, ma brindare, bere, alcolici e tutto. Non è che siamo contro il bere un goccino di alcolico, non siamo contro, però misuratamente e nel momento giusto, che ne so, dopo mangiato un goccino di grappa per digerire, ma un goccino, non un bicchiere, un goccio di un fondo di un bicchierino di grappa per digerire, ma nessuno vieta queste cose, è sempre nella maniera, in maniera moderata, però. Però se io devo aspettare mezzanotte, l'una per bere alcolici, capite? È un rituale pagano, un credente non può fare quelle cose, aspettare mezzanotte per aprire una bottiglia di spumante, mangiare lenticchie perché porta fortuna, ma vi rendete conto? Dai, un credente che la grazia di Dio lo ammaestra a rinunciare a queste cose che festeggiavamo quando eravamo nel mondo, ma io l'ho festeggiate tante volte anch'io quando ero nel mondo e mi lasciava sempre con l'amaro in bocca, cioè non mi portava nulla di buono spiritualmente, il vuoto che avevo era rimasto, anzi mi sentivo anche peggio, ogni festa finita poi dopo ti senti anche peggio, ma perché non ti porta nulla, non ti portano a nulla queste feste. Bene, fatta questa introduzione, andiamo a leggere adesso il nostro testo, vediamo cosa ha detto Paolo a Tito. Paolo ha lasciato Tito a Creta affinché mettesse in ordine le cose che c'erano ancora da mettere in ordine, no? E infatti è scritto così in Tito capitolo 1 versetto 5: per questa ragione ti ho lasciato in Creta, perché tu dia ordine alle cose che rimangono a fare e costituisca degli anziani per ogni città come ti ho ordinato, quando si trovi chi sia irreprensibile. Poi una serie di caratteristiche per quanto riguarda gli anziani, ma a noi questo passo ci interessa per capire il contesto del passo che poi noi andremo a leggere, capite? Questo vi faccio vedere questo passaggio per farvi comprendere come si leggono, non solo cosa dicono le scritture, ma voglio anche trasmettere il metodo, che è importante. Quindi io non potrò mai capire il contesto di un passo, cioè un passo, se non leggo anche il suo contesto. Devo capire bene, mi devo introdurre in quel periodo, in Paolo che parlava, in Tito che ascoltava, nelle varie situazioni. Bisogna immergersi profondamente, respirare quell'aria se è possibile, capite? Solo così, quindi questo è possibile in preghiera, chiedendo la grazia a Dio di darci intendimento delle sacre scritture, perché così funziona, cioè la scrittura, la parola si impara perché è Dio che ce la trasmette. Anche se ce la spiegano i fratelli, è sempre Dio che te la fa intendere, perché molte volte si parla e gli altri non intendono, no? Quindi vedete, non dipende da chi predica. Gesù stesso, quando parlava, non tutti intendevano, perché intendevano solo quelli a cui Dio gli aveva dato di intendere. Quindi vedete, anche quando parlava Gesù, quindi non è un problema solo nostro, che magari possiamo parlare male
La nostra conoscenza è parziale, quindi possiamo esporre la cosa in maniera non completamente giusta, quindi l'altro non capisce. No, è una questione che anche quando predica un fratello, anche quando predica l'Apostolo Paolo, prendiamo l'Apostolo Paolo, se predica l'Apostolo Paolo, noi intendiamo solamente se è Dio che ci fa intendere. Non intendiamo da noi stessi. E questo perché noi dobbiamo sempre rimanere umili. Quello che abbiamo ci è stato dato. Noi non abbiamo nulla. Non abbiamo nulla che non ci sia già stato dato. E che non ci sia dato da chi? Da Dio. Quindi se io non ho nulla, di che cosa mi devo gloriare? Cioè, di mio io non ho nulla. Tutto quello che ho, l'ho ricevuto. E tutto quello che io ho ricevuto, lo possono ricevere anche gli altri. Quindi dov'è la mia superiorità? Dov'è il fatto che uno è superiore all'altro? Non esiste, non c'è. C'è solo il fatto che magari Dio ad alcuni dà dei doni e ad altri gliene dà diversi. Quindi, perché non tutti possiamo fare la stessa cosa. Tutti siamo utili nella Chiesa di Dio, tutti dobbiamo lavorare per la Chiesa, per il Signore nella Chiesa, ma non tutti siamo chiamati a fare la stessa cosa nello stesso tempo, perché magari alcuni saranno chiamati dopo. C'è anche un ricambio generazionale, quindi nei tempi, anche i tempi possono cambiare le situazioni. Quindi abbiamo visto che Paolo ha dato delle istruzioni a Timoteo, gli ha scritto anche questa epistola. Sicuramente gli avrà dato delle istruzioni a voce e poi gli ha dato anche delle istruzioni per iscritto e gli ha scritto questa epistola e gli ha detto appunto di rimanere lì a Creta, scusate, di rimanere lì a Creta perché si dovevano terminare delle cose che erano state iniziate, quindi bisogna portarle a compimento. E quindi gli dà tutta una serie di istruzioni a Tito. E gli dice: adesso passiamo al capitolo 2 di Tito, leggeremo dal versetto 1 al versetto 15. Ma tu esponi le cose che si convengono alla sana dottrina. Che i vecchi siano sobri, gravi, assennati, sani nella fede, nell'amore, nella pazienza. Che le donne attempate abbiano parimente un portamento convenevole a santità. Non siano maldicenti, né dedite a molto vino, siano maestre di ciò che è buono, onde insegnino alle giovani ad amare i mariti, ad amare i figlioli, ad essere assennate, caste, date ai lavori domestici, buone, soggette ai loro mariti, affinché la parola di Dio non sia bestemmiata. Esorta parimente i giovani ad essere assennati, dando te stessa in ogni cosa come esempio di opere buone, mostrando nell'insegnamento purità incorrotta, gravità, parlar sano, irreprensibile, onde l'avversario resti confuso, non avendo nulla di male da dire di noi. Esorta i servi ad essere sottomessi ai loro padroni, a compiacerli in ogni cosa, a non contraddirli, a non frodarli, ma a mostrare sempre lealtà perfetta, onde onorino la dottrina di Dio, nostro Salvatore in ogni cosa. Poiché la grazia di Dio, salutare per tutti gli uomini, è apparsa e ci ammaestra a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze, per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Iddio e Salvatore, Cristo Gesù, il quale ha dato se stesso per noi affin di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo proprio, zelante nelle opere buone. Insegna queste cose ed esorta e riprendi con ogni autorità. Nessuno ti sprezzi.
Vedete, fratelli e sorelle, ma questo è uno dei passaggi, ma noi potremmo, leggiamo tutto il Nuovo Testamento, scritto sotto la grazia, appunto, dove ci sono numerose esortazioni a un certo tipo di comportamento, ad abbandonare le cose vecchie che noi facevamo, a stare attenti all'andazzo di questo mondo, dove sta camminando questo mondo. Il credente non può camminare, non può andare nella stessa direzione in cui stanno andando tutti quelli del mondo che sono perduti e non hanno ricevuto la grazia di Dio. Ma chi ha ricevuto la grazia di Dio invece deve camminare, deve rinunciare, deve camminare nella via stretta, deve camminare come piace al Signore, nelle cose che piacciono al Signore, cominciando da quelle che sono espressamente spiegate nelle Sacre Scritture. Qui Paolo ha spiegato a Tito delle cose specifiche che doveva insegnare, ad esempio, i vecchi siano sobri, cioè non si devono ubriacare. I vecchi, gli anziani, quelli che dovrebbero essere quelli che trasmettono maggiori insegnamenti, maggiori istruzioni ai giovani, e devono essere prima di tutto sobri. Cioè, non si devono sobri non solo dal punto di vista alcolico, ma sobri nel senso anche sempre presenti a se stesso, lucidi, devono sapere quello che devono fare e la loro importanza in mezzo ai giovani, capite? Sobri, gravi, cioè un comportamento grave, capite? Un comportamento non dissoluto, non un comportamento, cioè deve essere un comportamento dignitoso quello degli anziani, deve essere un comportamento serio, non scherzoso, non buffonesco, perché così non ti rende attendibile, non sei dignitoso in quella maniera, nessuno ti darà retta se tu non ti comporti in una certa maniera. Vedete, queste sono proprio delle cose specifiche che Paolo richiede. E qui, badate bene, siamo sotto la grazia. Queste non sono regole e regolette imposte da uomini, non sono regole e regolette imposte nella legge di Mosè. Qui stiamo parlando di cose determinate sotto la grazia. E nei libri, negli scritti, quelli sotto la grazia del Nuovo Testamento, è pieno di certe cose che i credenti devono fare oppure che non devono fare. Quindi questi cianciatori, seduttori di menti che vengono, che tutto è puro e possono fare di tutto, possono festeggiare, possono comportarsi come gli pare, si possono mettere i pantaloncini, andare in giro i pantaloncini a far vedere le loro gambe, quindi le donne possono andare in minigonna, scusa, se l'uomo può andare in mini pantaloni, anche la donna può andare in minigonna. E quindi, cioè, capite? Cioè, dopo questi vengono a dire che quello che imponiamo, che diciamo siamo legalisti, cioè imponiamo regole e regolette, quelli che sono in mezzo a noi si sentono schiacciati, ma non siamo noi che li schiacciamo con le regole, è la parola, perché quelli che si sentono in mezzo a noi, badate bene, guardate cosa dice nel Salmo 1, leggiamo cosa c'è scritto nel Salmo 1, cioè per farvi capire che quando degli empi si trovano in mezzo ai santi, non stanno tranquilli. Quindi quelli che poi dimostrano che non sono stati tranquilli in mezzo a noi è semplicemente perché non erano a posto davanti a Dio. Guardate il Salmo 1 cosa dice. 1:5. Perciò gli empi non reggeranno dinanzi al giudizio, né i peccatori nella raunanza dei giusti. Lo vedete questo passaggio qua? I peccatori non resistono nella raunanza dei giusti. Capite? Ecco perché alcuni si sentivano male, schiacciati in mezzo a noi. Perché in mezzo ai santi, in mezzo ai giusti, non solo in mezzo a noi, in mezzo a qualsiasi gruppo di giusti, non è che ci siamo solo noi, ci mancherebbe. Ma quando un peccatore si trova in mezzo a dei giusti, non resiste. Non reggono il rapporto, la relazione, non reggono l'impatto, la comunione. Non c'è comunione tra giusti e peccatori, capite?
Ecco perché il peccatore non sta bene in mezzo a noi, si agita in tante maniere, l'abbiamo visto anche ultimamente. Si sono agitati, e questo che cosa comprendo io, conoscendo le scritture, comprendo che questi non reggevano nella raunanza dei giusti. Quindi, anche se io non conosco i loro peccati, anche se io non conosco i loro cuori, ma la scrittura me lo fa comprendere. Me lo fa comprendere, non reggevano in mezzo a noi, non reggevano perché? Perché non che noi siamo perfetti, assolutamente non è questo, però si vede che trasmettiamo quello che dobbiamo trasmettere. Ecco perché gli anziani, anche i giovani, devono essere in una certa maniera, si devono trattenere, perché anche senza parlare, chi si trova vicino a noi, anche solo spiritualmente a distanza, si sente schiacciato, comincia a domandarsi: ma questo lo devo fare, questo non lo devo fare? Perché così deve essere, perché già se ti fai la domanda, tu non sei sicuro che quello lo puoi fare, che quello va bene davanti a Dio. Se ti fai la domanda, al 99% stai peccando. Perché quando è una cosa giusta non ti fai neanche la domanda. Perché lo senti da te stesso che la cosa è giusta. Quindi vedete, ma è normale. Se uno si conduce come dice qui Paolo a Timoteo, a Tito, scusate, ha detto delle cose uguali e simili anche a Timoteo, non è che sbagliavamo, però adesso abbiamo preso il testo di Tito. Quindi vedete, se gli anziani si conducono in una maniera, gli uomini si conducono in un modo, le donne si conducono come vuole la parola, giovani, anziani, si conducono tutti in una certa maniera, quando in mezzo a noi entra un peccatore che fa finta di essere come noi, vuole entrare, gli piace stare in mezzo a noi, ma non ce la fa, non ce la fa perché è scritto, si adempie quello che è scritto. Il peccatore non ce la fa resistere nella raunanza dei giusti, non ce la fa stare in mezzo a noi. Possono fingere per un tempo, ma arriva il momento che scoppiano, non ce la fanno più, non ce la fanno più. E quindi si levano di mezzo, è meglio così, si levano di mezzo. Noi non conosciamo la loro vita personale, però lo sviamento lo vediamo, a noi è sufficiente questo, comprendiamo anche che dietro c'è della carnalità, cioè, se uno non è più guidato da Dio, significa se non ce la fa più a camminare con noi, o trovi delle motivazioni valide, tipo ci siamo sviati noi, insegniamo delle eresie, insegniamo qualcosa che non possiamo provare biblicamente. Ecco, se facciamo questo, allora giustamente che si allontanino. Se comincio a dire che Gesù non è Dio, allora che si allontanino tutti, hanno ragione. Ma se ne vanno perché vogliono festeggiare il Natale e vogliono applaudire Babbo Natale e vogliono prendere la scopa per divertirsi con la Befana, e quello noi non ci possiamo fare niente, cioè che vadano pure a comprarsi la scopa per giocare con la Befana, che vadano pure ad applaudire Babbo Natale, a stringergli la mano, a fare tutte le feste che devono fare. Se è questo che vogliono, che lo facciano, vadano. Cosa ci fanno in mezzo a noi? Però noi dobbiamo stare attenti a non fare, a non averle nel nostro cuore questi desideri, non li dobbiamo né praticare né desiderare, capite? Perché rinunziare alle mondane concupiscenze non vuole dire solamente non farle, ma neanche desiderarle. Perché chi desidera partecipare a queste festicciole così, queste feste pagane, sta peccando come quello che ci sta partecipando, capite? Perché si sta facendo violenza, cioè io le desidero. Cioè, inizialmente uno magari le prime volte dice: vabbè, mi faccio resistenza, non ci vado perché so che non è giusto, ma poi con il tempo ti devi maturare, cioè non devi più sentire questo desiderio di festeggiare con i pagani. Alla festa di Natale, al Capodanno, a Carnevale, tutte le feste che ci sono, che ne arriveranno altre, adesso c'è Halloween ancora. Però ti cominceranno a dire: vabbè, ma noi facciamo un Halloween cristiano, stanno cominciando a apparire questi tipi di... Ma qui uscirà una festa, fra un po' uscirà una festa ogni mese, ogni 15 giorni, qui compleanni, dobbiamo stare sempre alle feste qua. Se noi diamo retta, se seguiamo questa via larga, ma noi staremo sempre in una casa festeggiata da qualche parte, tra vicini di casa, bambini che vanno a scuola, quindi una festa di compleanno. Le nostre, quelli dei parenti, quelli dei colleghi di lavoro, ma qui siamo sempre in un giorno di festa qua.
Alla fine saremo sempre a festeggiare un compleanno, un onomastico e altre robe varie, capite? Ma che roba è? Ma noi, ma la grazia di Dio, c'è un maestra, è scritto, a rinunziare alle mondane concupiscenze. La grazia di Dio, quindi non stiamo parlando di cose della legge. Quindi c'è un'imposizione, il Dio opera nella sua volontà, ci guida ad abbandonare, a rinunziare alle mondane concupiscenze. Concupiscenze che sono quei desideri intensi che sono nella carne, no? Che nella carne che possono essere nella carne dell'uomo e sono mondane, però. Cioè, non solo sono semplici concupiscenze, possono esserci, che uno può avere, per dire, un desiderio intenso della propria moglie, no? Di qualcosa che c'ha a casa adesso, ma questo non va bene neanche, no? Ma questo è mondane, quindi sta parlando di mondane, di quelle cose che noi facevamo prima, di quelle cose che facevamo prima che ci convertissimo. Ma che modo di fare è? Cioè, se noi continuiamo a fare le cose che facevamo prima di convertirci, che cosa ci siamo convertiti a fare? Infatti, leggendo ancora, vediamo, andando avanti, che i vecchi siano sobri, gravi, assennati, sani nella fede, nell'amore e nella pazienza. Che le donne attempate abbiano parimenti un portamento convenevole e santità, quindi anche le donne anziane hanno dei compiti ben precisi da portare avanti, vedete. I giovani, vedete il versetto 6, quindi 2:6 di Tito, esorta parimenti i giovani ad essere assennati. E sì, pure i giovani non possono lasciarsi andare alla follia della gioventù, perché nel cuore dei fanciulli, no? C'è una follia sempre legata, cioè quello che facevamo, anche da inconvertiti, che facevamo da fanciulli, poi piano piano non le abbiamo più fatte. Adesso che siamo credenti, proprio non dobbiamo farne proprio minimamente, anche se uno è giovane, deve tenersi lontano dalla follia di certi comportamenti, di certi pensieri, di certe azioni. Si deve tenere lontano, anche il giovane si deve migliorare. Non solo quelli che sono di una certa età, capite? Poi Paolo, guardate bene che Paolo termina al versetto 15, dice insegna queste cose. Quindi quelle cose di cui stiamo parlando, non è che Paolo li ha detti a Tito così, tanto per conoscenza. No, ha detto che quelle cose le doveva insegnare e quindi se vanno insegnate vanno anche messe in pratica. E se Paolo ha detto a Tito che le insegna, anche noi le dobbiamo insegnare. Chi è preposto a insegnare, le insegna. Chi non è preposto a insegnare, non fa niente, le deve insegnare uguale. Cioè deve dire al fratello, cosa stai facendo? Cioè tu certe cose non le devi fare. E questo è già un trasmettere la verità e la sana dottrina. Questa è la sana dottrina, non è solo una mera conoscenza della predestinazione. La sana dottrina è anche il comportamento che il credente deve tenere, tutto l'insieme di cose che il credente può fare e non può fare. Conoscere queste cose e tenersi lontano dalle cose che non può fare e praticare quelle che invece deve fare. Questa è la sana dottrina, non è solo la predestinazione. Alcuni afferrano la predestinazione, è l'unica cosa che agganciano. Poi dopo il comportamento, ognuno si fa le sue feste, insomma. E questo non è un modo biblico di vivere la propria vita sotto la grazia. Attenzione, sotto la grazia, No, non è il modo biblico. Quindi arriviamo ora al passo che più poi in questa meditazione mi ha colpito e dice, vedete, anche poi i servi, fino a quando al versetto 11 dice Paolo a Tito, poiché la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini è apparsa e ci ammaestra a rinunziare. Cosa significa? A rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze, no? Cosa vuol dire? Ci ammaestra. Quindi la grazia, se l'abbiamo ricevuta, ci ammaestra. Questo è sicuro, è certo, perché quest'opera è Dio che la compie. Quindi Dio non può fallire, chi fallisce siamo noi nell'apprendere questi ammaestramenti. Ma Dio opera in maniera, tutti i suoi figlioli li ammaestra ad abbandonare
ad abbandonare le impietà e le mondane concupiscenze. Noi eravamo empi prima di convertirci, eravamo immersi nella concupiscenza carnale del mondo, anche noi come tutti gli altri. Però dal momento in cui la grazia di Dio ci ha raggiunti, ecco che ci siamo cominciati ad allontanare. E questo allontanamento dal mondo e dalla sua concupiscenza e deve continuare sino alla fine. Non siamo perfetti, cadiamo anche noi tante volte, ma sicuramente, ma almeno non cerchiamo di non giustificare il peccato, cerchiamo di non vivere nel peccato, di non continuare a perseverare nel peccato, capite? La caduta è una cosa, perseverare nel peccato è una ben altra cosa, a cui non ci dobbiamo dare. Se no, la grazia di Dio ci ammaestra, ma noi non impariamo però, perché così funziona, e Dio ci ammaestra, ma non impariamo. Magari non tanto noi, ma ci sono quelli che la grazia di Dio li ammaestra. Cristo, la parola di Dio, perché Cristo è la parola di Dio, no? Cioè, è apparsa la parola di Dio, è apparsa la grazia per noi, la nostra grazia è Cristo Gesù. Egli ci ammaestra, ma non lo ascoltano, ci sono quelli che non lo ascoltano. E preferiscono festeggiare con il mondo va tutto là a festeggiare, come mai? Come mai non, tutto il mondo non va a passare, che ne so, delle ore in preghiera in ginocchio, ma il mondo va piuttosto a festeggiare il Natale e il Capodanno, no? A mangiare, a bere largamente e tutto quanto, si fanno dei regali, perché? Perché vanno lì e non là, tutto il mondo, perché? I credenti devono andare anche loro là a festeggiare il Natale e il Capodanno, perché lo devono giustificare? Perché evidentemente anche loro non passano quel tempo che devono passare in preghiera, in ginocchio, e perché non ci sono altre soluzioni. Cioè, qui o c'è A o c'è B, o c'è bianco o c'è nero. Se uno gli piace le cose mondane, significa che questa grazia loro non l'ascoltano. La grazia di Dio, quello che dice la parola, non l'ascoltano, non gli interessa. Non gli interessa neanche la coscienza, anzi si applicano a trovare delle giustificazioni bibliche per poter acquietare la coscienza, capite? Cioè la loro coscienza pulsa, gli fa sapere che stanno sbagliando, ma loro la vogliono affogare, non è che la vogliono ascoltare, fammi fermare, non è che dicono fammi fermare, la coscienza mi dice qualcosa, fammi valutare bene, io provo a non andare a quella festa, perché la coscienza mi sta avvisando, non ragionano così, ma ragionano la coscienza, devono trovare una cosa, chiedono, no, tizio, ma tu cosa ne pensi, possiamo festeggiare, possiamo mangiarlo sto panettone o no? Sì, ma tutti i cibi sono puri, puoi mangiarlo il cibo sacrificato agli idoli, perché Gesù ha fatto tutti i cibi puri, capite? Cioè, mischiando due versetti che non c'entrano niente l'uno con l'altro, cercano di acquietare la coscienza, ma questo vuol dire ingannare le persone, perché io per i cibi sacrificati agli idoli devo prendere determinati passi che troviamo al capitolo 8, 9, 10 di Prima Corinzi, capitolo 15 di Atti degli Apostoli, discutiamo dei cibi sacrificati agli idoli, cerchiamo di esaminare cosa dicono le scritture, ma posso prendere questi passi, questi parlano dei cibi sacrificati agli idoli. Se vogliamo parlare di cibi puri e impuri, quelli che, di cui Gesù ha parlato e ha detto che ha fatto tutti i cibi puri, dobbiamo andare al capitolo 14 di Romani. Ma quei cibi puri e impuri riguardano la legge di Mosè, quello che la legge di Mosè diceva a riguardo dei cibi puri e impuri, che è un altro discorso ben separato dai cibi sacrificati agli idoli, capite? Cosa vuol dire? Che mischia queste due cose? Cioè, vuol dire che non ha la benché minima sapienza da Dio per capire cosa deve fare con una cosa e cosa deve fare con l'altra. Quindi capite bene che cioè, di queste persone non ci si può fidare. Cioè, ma chi li segue questi? Chi li segue è come loro, gli piace divertirsi, gli piace mangiare quello che gli pare, non gli devi dire che sta mangiando cibi sacrificati agli idoli.
Uno può dire, ma per me non è cibo sacrificato agli idoli. Va bene, il discorso può essere anche valido, possiamo accettarlo, ma ha un senso. Ma non può dire quel cibo lo posso mangiare perché Gesù ha fatto tutti i cibi puri. Ma perché stiamo parlando di cibi sacrificati agli idoli che non ha niente a che vedere con i cibi puri e impuri. E Gesù ha parlato dei cibi impuri, non ha fatto i cibi che erano impuri secondo la legge di Mosè. Cioè la carne di maiale, i mitili, le cozze, questi tipi di animali sono diventati puri, ma non hanno nulla a che fare con i cibi sacrificati agli idoli. Capite? Gesù non ha giustificato il mangiare cibi sacrificati agli idoli, né per quanto riguarda i maiali sacrificati agli idoli, ma neanche le pecore sacrificate agli idoli, neanche gli agnelli possiamo mangiare. Cioè, neppure se non sono in grado di fare neppure questa distinzione, credetemi, queste persone che si sono fatti maestri di altri, e c'è qualcuno che li segue purtroppo, qualcuno che era anche in mezzo a noi prima, cioè immaginatevi voi a che livello spirituale si è abbassato, si sono abbassati quelli che sono piombati nel più profondo praticamente, a seguire uno che parla a vanvera così. Qui i discorsi sono così vani che veramente uno rimane meravigliato che abbia un seguito. Beh, si vede che chi li segue è come loro. Chi li segue è come loro. E quello si meritano, no? Si sono cercati i dottori secondo le loro voglie. Quello desideravano e quello hanno trovato. Quando l'hanno trovato se lo sono tenuto ben stretto, ma se lo tengano, non andremo di certo lì a toglierglielo, a rubarlo. Però dobbiamo almeno rispondere a coloro che magari sono nell'incertezza, che vogliono sapere la verità. Quindi abbiamo visto che Paolo ha fatto sapere a Tito che la grazia di Dio, salutare per tutti gli uomini, è apparsa ci ammaestra a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze. Per vivere, guardate come dobbiamo vivere, cioè Paolo lo dice a Tito che lo deve insegnare a Creta, per vivere in questo mondo temperatamente, cioè bisogna controllarsi in tutte le soddisfazioni dei nostri bisogni. Vivere in maniera temperata, con autocontrollo, dovete pensare, come anche la scrittura a volte cita, a degli atleti che devono fare delle gare importantissime, a degli atleti che devono gareggiare e devono tenere una dieta ferrea, devono andare a dormire a una certa ora, devono tenere tutta una condotta nella loro vita che è particolare, perché il loro obiettivo qual è? Vincere! E il nostro obiettivo qual è? È vincere! Ecco perché sono presi d'esempio anche quelli che lottano, quelli che gareggiano, perché bisogna prendere il premio, bisogna correre in maniera da ottenere il premio, non è che bisogna correre così a caso, bisogna correre per ottenere il premio, quindi bisogna farlo temperati in ogni cosa, nella soddisfazione di tutti i nostri bisogni, dobbiamo essere controllati, capite? Misurati in ogni cosa. Non lasciarsi andare smisuratamente in qualcosa, perché questo poi crea in chi ci osserva, perché noi siamo osservati dagli angeli, siamo osservati dai credenti, siamo osservati dai non credenti, siamo osservati da tutti, noi siamo lo spettacolo in mezzo al mondo, siamo noi, siamo come in un palcoscenico dove tutti ci osservano, esseri spirituali. Amici, nemici di ogni genere, di ogni tipo. Quindi capite perché la scrittura ci insegna che dobbiamo avere un comportamento. Noi non li vediamo tutti questi che ci stanno osservando, non lo sappiamo neanche, ma è meglio così, perché altrimenti non saremo neanche tranquilli, no? Però dobbiamo stare tranquilli, ma nello stesso tempo sapendo che siamo sempre sotto i riflettori. Siamo sempre sotto i riflettori, prima di Dio e poi anche degli uomini e anche degli angeli, buoni, cattivi, capite? Quindi dobbiamo stare attenti alla nostra condotta, ma ecco perché Paolo dice a Tito di insegnare queste cose a Creta. Perché? Perché bisogna essere temperati in ogni cosa.
ci dobbiamo condurre in questo mondo, perché? Perché noi non siamo fuori dal mondo, spiritualmente non siamo del mondo, ma viviamo in mezzo al mondo. Dobbiamo essere luce del mondo, sale della terra, se no, se noi non diamo sapore come sale e non illuminiamo il mondo, ma che serviamo più? A che serve un credente che non è salato, che non dà sale nei suoi discorsi e nella sua vita e nelle sue opere, se non dà luce nella sua vita, nelle sue opere e nelle sue parole? A che serve? Ditemi a che serve. Che cosa alleva? Mai un allevatore può mai allevare una pecora e farla invecchiare e questa pecora non produce mai latte? Che cosa la porta a mangiare a fare? Tutti i giorni la porta fuori a mangiare cioè, il pastore la porta fuori a mangiare, il buon pastore la porta fuori a mangiare affinché poi ne ottenga lana e latte, no? Ma se questa non produce lana, non produce latte, allora la fatica è vana lì. Cioè, non produci nulla. Una pianta che non produce nulla, non porta frutto, un tralcio che non porta frutto, che cosa ce ne facciamo? Cosa se ne fa il vignaiolo dei tralci che non portano frutto? Li lascia lì un tempo, li lascia lì due tempi, li lascia lì tre tempi, ma poi verrà il momento che li taglia. Ma è così, deve essere, così deve essere. Ecco perché Paolo fa queste esortazioni a Tito, e non solo a Tito, ma in tutte le sue epistole ci sono delle esortazioni a un certo tipo di condotta. Bisogna anche comportarsi, ad esempio, giustamente in mezzo al mondo, no? In questo mondo. Piamente, giustamente sì, perché noi ci dobbiamo comportare con giustizia. Ad esempio, poco prima abbiamo letto che i servi dovevano essere sottomessi ai loro padroni per compiacerli in ogni cosa e non contraddirli, non frodarli, a mostrare sempre lealtà perfetta. Vedete cos'è il credente? È una persona leale, è una persona che cerca di comportarsi in maniera più giusta possibile. L'errore è sempre ammissibile, nel senso che siamo sempre, non siamo perfetti, quindi qualche errore lo facciamo sempre. Ma il credente si deve comportare giustamente, quindi questo ti comporta dei sacrifici. Cioè, tu non ti puoi comportare come ti pare a te. Devi essere sempre giusto nel valutare le cose, leale. E poi dice anche che bisogna comportarsi in questo mondo piamente, cioè col dovuto rispetto che bisogna avere anche per la religione. Praticamente, anche religiosamente parlando, noi dobbiamo avere una condotta impeccabile. Eh sì, vedete quanti doveri abbiamo? Quanti doveri abbiamo, Questi doveri sono del semplice credente, perché poi dobbiamo elencare i doveri che abbiamo nei confronti dei figli, i doveri che abbiamo nei confronti dei genitori, i doveri che abbiamo nei confronti di nostra moglie, i doveri che abbiamo nei confronti delle autorità, i confronti che abbiamo all'interno della Chiesa. Sì, vedete? Vedete quanti doveri? E poi vengono a dire regole, regolette. A parte che non abbiamo messo nessun tipo di regola, regoletta, se non necessaria per il funzionamento di certe giornate. Chi è venuto a casa lo sa. Se è stata posta una regola di svegliarsi, se sono 4 o 5 persone ospitate, se si fa colazione tutti insieme, ci deve essere anche una sveglia fatta tutti insieme, capite? Cioè, quindi cosa succede? Succede, si deve dare un orario. Chi è abituato a dormire fino a mezzogiorno non può dormire fino a mezzogiorno, deve svegliarsi all'orario stabilito, quello che abbiamo stabilito, no? Cioè, mi sembra ovvio, queste sono le regole gravi che qualcuno ha dovuto subire, di cui va in giro lamentandosi. Vabbè, cioè, mettere queste regole per il bene, diciamo, per il funzionamento di un gruppo, mi sembra normale, come ci sono anche tante altre regole che possono essere messe, no? Abbiamo messo la regola che qui ci incontriamo alla 21:30, se no come facciamo a trovarci tutti nello stesso tempo? È una regola. Allora, che cosa mi vengono a dire? Regole, regolette. Quali regolette abbiamo imposto? Le uniche cose imposte
imposte sono quelle strettamente necessarie al funzionamento dell'organismo di cui facciamo parte, no? Mi sembra, siamo la Chiesa di Cristo, e quindi per trovarci insieme, per fare qualcosa insieme, dobbiamo organizzarci, quindi bisogna stabilire delle regole, no? Dell'incontro, gli orari e tutto, ma cose mi sembra che siano normali. Andando avanti, questo lo dobbiamo fare, dice al versetto 13, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù, il quale ha dato se stesso per noi affin di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo proprio, zelante nelle opere buone. Cioè, Gesù ci ha riscattati per che cosa? Così. Per che cosa ci ha riscattati Gesù? Qui dice che deve essere zelante il popolo di Cristo, che Cristo ha riscattato, ha purificato dai loro peccati, mediante il suo sacrificio, mediante il suo sangue. Lo ha purificato, lo ha salvato affinché sia zelante nelle opere buone. Qui non dice affinché sia zelante solo nello studiare la parola o conoscere la verità, no. Ma sia zelante nelle opere buone. Tra queste opere certamente c'è anche lo studio della parola, la preghiera, ma c'è tutto l'insieme di cose di cui prima Paolo ha fatto dei piccoli esempi, degli elenchi di alcune cose che vanno insegnate. Quelle cose lì di cui abbiamo letto, che abbiamo citato sommariamente così, fanno parte della sana dottrina, perché al versetto 1 del capitolo 2 abbiamo letto: ma tu esponi le cose che si convengono alla sana dottrina. E poi ha fatto un elenco di cose. Quindi, vedete, la sana dottrina non è solo una conoscenza, una mera conoscenza delle verità bibliche, ma è anche un mettere in atto determinate cose che sono richieste appunto dalla parola di Dio. Quello fa parte di conoscenza, certo, perché tu non puoi fare una cosa se non la conosci, quindi la devi conoscere, quindi la conoscenza certamente di base, ma poi la devi mettere in pratica quello che tu hai conosciuto. Se uno deve essere temperato in ogni cosa, lo devi mettere in pratica, lo sai e lo devi fare. Poi dice, termina l'Apostolo Paolo a Tito, termina il discorso che ha fatto con queste parole: insegna queste cose ed esorta e riprendi con ogni autorità. Vedete? Quindi Paolo esorta Tito a insegnare queste cose. Quindi queste cose, che sono la parte della sana dottrina, sono cose utili alla Chiesa, sono cose utili che la Chiesa deve sapere. Deve sapere, di cui oggi abbiamo focalizzato l'attenzione in modo particolare su quel versetto dove diceva che la grazia di Dio ci ammaestra a rinunziare alle mondane concupiscenze, no? Ma non solo l'ha detto Paolo a Tito, guardate che anche Giacomo ha citato qualcosa. E noi adesso andiamo a leggere quello che ha detto Giacomo. Giacomo, al capitolo 1, dal versetto 26-27. Se uno pensa di essere religioso e non tiene a freno la sua lingua, ma seduce il cuor suo, la religione di quel tale è vana. Quindi vedete, essere religiosi non è una cosa negativa. Cioè, praticamente quelli che osservano la parola oggi vengono chiamati religiosi, ma religiosi è una parola buona nelle Sacre Scritture, non è una cosa cattiva. Ad esempio, poi al versetto successivo, sempre Giacomo, spiega cosa è la religione per il Signore. La religione pura e immacolata dinanzi a Dio e Padre è questa: visitare gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo. Vedete come anche per essere religiosi qui l'Apostolo Giacomo si riferisce a cose concrete da mettere in pratica. Due di queste, vedete, dice: visitare le vedove
e gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni, vedete? È spiegato specificamente. Quindi sono cose da mettere in pratica qualora ne abbiamo necessità. Qualora ci sia qualcuno che ne ha necessità di ricevere la nostra visita, la visita di un credente. Quindi bisogna farlo. È obbligatorio, non è facoltativo. E poi dice un'altra cosa, vedete, di quello che si può chiamare, che fa parte della religione pura e immacolata dinanzi a Dio, è che bisogna conservarsi puri dal mondo. Ah, questo conservarsi puri dal mondo, vedete? Non bisogna correre, come già abbiamo accennato, non bisogna correre dove tutto il mondo corre. Se tutto il mondo corre a festeggiare il Natale, il Carnevale, il compleanno e tutto il resto, il credente che è religioso, che si attiene alla religione come viene citata dalle scritture, come viene intesa dalla parola di Dio. Il credente, vedete, non corre dove corre tutto il mondo. Capite? Perché il mondo corre a divertirsi. La cosa principale del mondo è che non corrono dove c'è afflizione e dolore. Capite? Perché questo gli provoca tristezza. Va bene? Invece l'uomo savio, è scritto nei proverbi, l'uomo savio, il cuore del savio si trova nella casa del dolore. Infatti qui Giacomo non a caso dice che la religione pura e immacolata dinanzi a Dio e Padre è questa, che bisogna visitare gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni, vedete? Perché il cuore del savio si trova nella casa del dolore, il cuore dello stolto ma sembra festeggiare, capite? Ma ora, se noi vediamo i credenti, ora prendiamo questi credenti di cui stiamo parlando, i novelli calvinisti e altre schiere di persone, battisti, Chiesa dei Fratelli, e tutta una metodisti, tutti quelli che diciamo badano soprattutto a divertirsi, quelli difficilmente li trovi nelle case dell'afflizione, quelli li trovi al mare a divertirsi, nei compleanni, nelle feste. Perché stare nei luoghi di dolore ti rattrista. Cioè, non è che ti diverti a stare dove ci sono le vedove, dove ci sono gli orfani, dove c'è afflizione, un malato. Non ti diverti. Respiri quell'aria di tristezza, di morte, respiri quell'aria, ma è quell'aria lì che ti fa bene. Ecco perché il Signore ti manda lì. Così impari veramente a valutare quali sono le cose importanti di questa vita. Non il compleanno e il Natale, non è questo che è importante. Non il carnevale o andare in costumino al mare. Non sono queste le cose importanti. L'aria che tu devi respirare è quell'aria che è sempre tra la vita e la morte. È questa l'aria. Perché noi a quel passaggio ci dobbiamo preparare e quindi ci dobbiamo avvicinare. Vogliamo imparare gli ammaestramenti che il Signore ci vuole dare per poter passare nella gloria eterna? Dobbiamo imparare, siamo qui per imparare. E queste cose si imparano grandi insegnamenti quando si va nella casa del dolore, perché veramente cresci, veramente impari cosa è la vita, che il divertimento non è nulla, il divertimento può cessare. Non serve a niente, non ti produce nulla di eterno dentro di te, il divertimento, festeggiare il Natale, tanto ne dovrai festeggiare un altro, e un altro, e un altro. Capite? Queste cose non ci mettono su di noi un peso eterno, anzi, ci mettono un peso per schiacciarci verso l'inferno. Questi piaceri della vita, che sono condannati, i piaceri della vita, sono quelle cose che insieme alle concupiscenze, se uno dà sfogo alle proprie concupiscenze, ai propri desideri carnali, se uno comincia a amare le ricchezze, a voler arricchirsi, se uno desidera cose che poi desiderano anche quelli del mondo. Queste cose qui, tu sei un credente, sì, ma ti soffocano. Gesù ha detto nella parabola del seminatore che tutte queste cose sono spine per la tua vita,
E se tu le lasci andare, le lasci crescere dentro di te, penetrano nel tuo cuore e non ti permettono di arrivare a maturità. Quindi se tu non arrivi a maturità, non porti frutto. Se non porti frutto, mi dici tu a che cosa serve un credente che non porta frutto? Un credente che non è religioso, che non frequenta le vedove e gli orfani nelle loro afflizioni, che non si conserva puro dal mondo. Ma a cosa serve un credente così? Quali sono i frutti che poi? I compleanni? Cioè, solo stappare bottiglie di spumante, è questo che si deve specializzare il credente? Nel stappare sempre bottiglie di spumante quando ci sono le feste varie? Semmai si dovrà allenare a dare una parola di conforto laddove c'è dolore, laddove è difficilissimo intervenire, laddove veramente. L'impresa è quasi impossibile, nessuno si avvicina, ma noi, no? Perché tutto è possibile a Dio, è là che ci dobbiamo far trovare, è là che dobbiamo essere a rappresentare il nostro Dio, il nostro Signore Gesù Cristo. Siamo i figlioli dell'Iddio vivente, la nostra presenza rappresenta quel regno, quell'Iddio e Padre, pronti a dare quella parola che necessita. Nelle discoteche, nelle feste, così poche parole necessitano ricevere queste persone che si divertono. Quelli che si divertono non le vogliono sentire le parole di salvezza, la parola che porta vita. No, 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 perché poi c'è anche il giudizio, no? Cioè, c'è anche il giudizio dopo. E c'è l'inferno, e gli devi parlare anche dell'inferno, se uno non crede, dove va a finire? All'inferno, no? Se glielo dici, gli rovini tutta la festa. Allora non vogliono proprio sentir parlare di queste cose. Quindi vedete, questi novelli calvinisti, come anche tanti altri, sì, hanno creduto nella predestinazione, però, cioè, si conducono come pare a loro. Dicono che sono salvati, nessuno gli può togliere la salvezza, e allora stappiamo sti bottiglie di spumante, no? Siamo salvati! E allora stappiamo le bottiglie di spumante. Ma il Natale, come tutte le altre feste, sono pagane. Il Natale è una festa al Dio Sole, anche se poi, come è scritto in Malachia, no? Dove si riferisce quel passo. Il sole della giustizia a Gesù, viene riferito a Gesù. Allora, siccome Gesù è il sole della giustizia, eccolo là! Allora possiamo festeggiare il giorno del Dio Sole, no? A Natale. E allora non ci manca poco che poi cominceremo anche a festeggiare il giorno della porta, perché Gesù ha detto anche: io sono la porta, no? Io sono la roccia, cioè Gesù è anche rappresentato dalla roccia. Allora dovremmo trovare un giorno per festeggiare pure la roccia. Poi dovremmo trovare un giorno per festeggiare anche l'agnello, perché Gesù è anche l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Eh sì, è la via, quindi dobbiamo festeggiare una via, la via che mena, no? Sempre aprendo bottiglie di spumante, però, perché Natale non è che viene festeggiato con erbe amare e in piedi. O pregando, viene consumato da questi novelli calvinisti a tombolate, a spumante, a vini dolci e tutto il resto. È così che viene consumato quel giorno di festa. Non è che viene consumato mangiando erbe amare e in ginocchio pregando. E no, festeggio il Natale pregando, digiunando tutto il giorno, pregando il Dio. Quel tipo di festeggiamento ha tutta la mia approvazione. Ah, tu è così che festeggi la nascita del Signore? Sì, pregando tutto il giorno, digiunando, inginocchiato davanti a Dio. Allora, se uno festeggia così, gloria a Dio, io avrà tutta la mia approvazione, anche se lo fa il giorno di Natale. Se aspetta il giorno di Natale di fare quello, almeno quello che produce, no? Ha un certo senso. È comunque ben collegato a Gesù. Ma uno vuole festeggiare Gesù, è solo un pretesto. La nascita di Gesù è un pretesto per festeggiare. Per festeggiare, basta. Per festeggiare, non ci sono altre giustificazioni, altre cose. Che cos'è? Che cos'è? Quindi.
La vite, no? Gesù ha detto che è la vite, io sono la vite, no? Voi siete tralci, il padre mio è il vignaiolo. Gesù è la vite, il frutto della vite è l'uva, e allora facciamo una bella festa alla vite e all'uva. C'è la festa della birra e facciamo anche la festa del vino, no? Scusa, se Gesù ha detto che è la vite produce l'uva. Beviamo largamente il vino, capite? Cioè, se noi... Gli insensati poi fanno discorsi insensati, cioè cominciano a trovare giustificazioni a tutto perché? Perché devono giustificare biblicamente il loro peccato. Attenzione, cadiamo tutti in qualche cosa. Magari qualcuno di noi si è trovato trascinato in una maniera o in un'altra, che ne so, a festeggiare un compleanno, a fare questo, anche se sapeva che non lo poteva fare. Va bene, uno si può anche trovare trascinato, lo so, è normale, purtroppo, però. Non lo deve giustificare, cioè uno lo riconosce, ha sbagliato, mi sono fatto trascinare. Ho sbagliato, Signore, perdonami, questo vuole il Signore. Ma non che mi metto, ah, siccome ho partecipato e mi piace partecipare, mi devo trovare dei passi nella scrittura per poter giustificare il mio peccato e il peccato degli altri anche. E no, questo poi diventa grave, questo poi diventa molto grave la cosa. Leggiamo adesso, leggiamo cosa dice Paolo agli Efesini, no? Cosa ha scritto Paolo agli Efesini al capitolo 2. Efesini, capitolo 2, versetti 1, 2 e 3. Diciamo, vediamo cosa dice Paolo. E voi pure avvivificati, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, nel numero dei quali noi tutti pure immersi nelle nostre concupiscenze carnali, siamo vissuti altra volta, ubbidendo alle voglie della carne e dei pensieri, ed eravamo per natura figlioli d'ira come gli altri. Vedete? Paolo qui dice, spiega qual era la situazione degli Efesini, anche di Paolo, prima di convertirsi. Vedete? Prima di convertirsi, la nostra caratteristica, come quella degli Efesini, come quella anche di Paolo, era questa. Cioè che noi ci eravamo abbandonati a seguire l'andazzo di questo mondo. Quindi dove c'era una festa, noi ci andavamo. Noi andavamo perché pensavamo di trovare, chissà, quale divertimento, qualcosa che riempiva il nostro vuoto, no? Quando eravamo non credenti, avevamo un vuoto dentro di noi. Tutte queste feste per noi rappresentavano una speranza per poter in qualche modo avvenire qualcosa che riempiva questo nostro vuoto. Ma adesso che il vuoto lo ha riempito il nostro Signore Gesù Cristo, secondo la sua grazia, che cosa andiamo a cercare ancora alle feste? Che cosa andiamo a correre ancora dove corre il mondo? Seguendo l'andazzo di questo mondo. Che poi il mondo corre, va, si affolla dove? Si affolla laddove dove c'è il principe, dove regna il principe della potestà dell'aria. Eh sì, il mondo va là, no? Il mondo cerca e segue il principe che serve, cioè il diavolo. Ma se tutto il mondo festeggia sto Natale, no? Non tutto il mondo, quasi tutto il mondo, almeno tutto il mondo cristiano, festeggia il Natale. Ma la maggior parte di tutti questi cristiani non sono convertiti, ma sono solo cristiani veramente nominali. Cioè, sono nati cristiani, diciamolo così, o frequentano i cristiani, hanno deciso di frequentare i cristiani, ma non sono nati di nuovo. Se questo tipo di mondo festeggia, perché anche noi credenti dovremmo festeggiare con loro? Cioè, se anche noi cristiani ci mettiamo a festeggiare con loro, c'è qualcosa che non va, noi stiamo seguendo l'andazzo di questo mondo, stiamo seguendo il principe della potestà dell'aria. Ma vi rendete conto?
Vi rendete conto? Ora non è che adesso uno frequenta un Natale, festeggia un Natale perduto per sempre, no, non è un peccato che mena morte. Ma il problema è che se uno è sviato, da qualche parte si vedrà se uno è sviato. Quindi quello è uno degli elementi che si deve vedere, che si vede, che segue, si segue l'andazzo di questo mondo. Quell'andazzo di quel mondo che noi abbiamo lasciato quando ci siamo convertiti. Ci abbiamo lasciato e ora ci come? Uno lo lascia, lo abbandona e dopo ci si trova di nuovo a fare le medesime cose che si facevano prima. Ma se facendo quelle cose noi eravamo figlioli d'ira, se noi ci troviamo a rifarle di nuovo da capo, ma noi rientriamo sotto l'ira di Dio, badate bene, non ci sono riguardi personali davanti a Dio. Cioè, se l'ira di Dio è sopra l'empio perché compie quelle opere malvagie, se le stesse opere le compie un credente, anche lui è sotto l'ira di Dio, i giudizi di Dio lo possono colpire anche a lui. Non è che siccome è credente è esente dall'ira di Dio. Se fai le medesime cose, se un credente è fornicatore, adultero, omosessuale, come lo è un non credente, l'ira di Dio è su di lui, I giudizi, anzi, è maggiormente colpevole perché il non credente non ha conosciuto il Dio, mentre il credente, avendolo conosciuto, pure si lascia andare a seguire l'andazzo di questo mondo, a seguire il peccato di questo mondo. Quindi è maggiormente colpevole, capite? Quindi bisogna stare veramente attenti. E volevo concludere questo discorso per farvi comprendere che noi siamo stati salvati, abbiamo ricevuto la grazia di Dio per fede, non siamo stati salvati per opere, noi siamo stati salvati per fede, ma questa fede, come anche dice Giacomo, alla fede devono seguire le opere. Se non seguono le opere, c'è la santificazione, perché noi abbiamo come frutto la nostra santificazione, va bene? Quindi dobbiamo portare frutto, devono seguire le opere. Se abbiamo fede, abbiamo ricevuto fede, bene, allora devono seguire le opere. Se non si vedono le opere, mi dispiace, non sei in grado di dimostrare la fede. È come un innocente, viene accusato di un reato, se non riesce a dimostrarlo davanti al giudice umano, è colpevole, se non riesce a dimostrare la sua innocenza. Se ci sono delle prove che lo portano ad essere colpevole, è colpevole. Davanti a Dio poi nessuno è nascosto. Dio ci conosce prima della fondazione del mondo, conosce tutti i nostri pensieri, conosce tutte le nostre azioni, conosce ogni cosa di noi, ma lo sa bene che se noi stiamo ingannando qualcuno o noi stessi ci stiamo illudendo, lo sa. Quindi a chi vuoi prendere in giro, a chi vuoi, hai peccato, chiedi solo perdono a Dio, non giustificare niente, è questo che ti richiede il Signore. Ma se tu hai peccato e giustifichi, no, allora la cosa è ancora più grave, è ancora molto più grave. E vediamo che lo dice proprio Paolo ai Romani, Romani capitolo 2, leggiamo queste parole, guardate come sono forti queste parole scritte ai credenti di Roma. Bene, ai santi che sono in Roma, non è che sono state scritte agli increduli che sono in Roma, che le avrebbero stracciate subito queste parole, no? L'apostolo Paolo non è che ha scritto ai non credenti, ha scritto ai credenti. Non aveva senso scrivere un'epistola o qualsiasi tipo di scritto ai non credenti, no? Quindi è scritto, leggiamo queste parole dal capitolo 2 di Romani. Perciò, o uomo, chiunque tu sii che giudichi, sei inescusabile, poiché nel giudicare gli altri tu condanni te stesso. Perché tu che giudichi fai le medesime cose. Or noi sappiamo che il giudizio di Dio su quelli che fanno tali cose è conforme a verità. E pensi tu, o uomo, che giudichi quelli che fanno tali cose e le fai tu stesso, di scampare al giudizio di Dio? Ovvero, sprezzi tu le ricchezze della sua benignità, della sua pazienza e della sua longanimità, non riconoscendo che la benignità di Dio ti trae al ravvedimento?
Tu invece, seguendo la tua durezza e il tuo cuore impenitente, ti accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio, il quale renderà a ciascuno secondo le sue opere. Vita eterna a quelli che con la perseveranza nel bene operare cercano gloria e onore e immortalità. Ma a quelli che sono contenziosi e non ubbidiscono alla verità, ma ubbidiscono alla ingiustizia, ira e indignazione, tribolazione e angoscia sopra ogni anima d'uomo che fa il male, del giudeo prima e poi del greco, ma gloria e onore e pace a chiunque opera bene, al giudeo prima e poi al greco, poiché dinanzi a Dio non c'è riguardo a persone. Vedete, fratelli, come qui dice chiaramente che i giudizi di Dio scendono sopra coloro che fanno il male. Ma se il medesimo male lo fanno anche i credenti, non devono pensare i credenti che scamperanno a quel male. È chiaro che se si ravvedono, perché Dio è paziente, dice appunto che Dio è paziente, che Dio è longanime, che Dio è benigno, perché la benignità di Dio ti trae al ravvedimento, cioè Dio dà un tempo ai credenti di ravvedersi, gli dà del tempo, vuole che si ravvedano, aspetta pazientemente che nessuno perisca. Però dovete capire che se Dio manda i suoi giudizi sopra i peccatori che compiono determinate cose e le medesime cose le fanno anche i credenti, e Dio non ha riguardo a persone. E Dio non ha riguardo, se Dio punisce il fornicatore, non importa se è un credente o un non credente, e Dio colpisce tutti i fornicatori. Che il fornicatore credente poi chiede perdono a Dio, si ravvede, va bene. Allora non viene punito da Dio, salva l'anima sua, va bene. Ma se questi sono impenitenti, perché qui dice, sta parlando dei giudizi di Dio che scendono a persone, vedi, se dice al versetto 5, tu invece, seguendo la tua durezza e il tuo cuore impenitente, quindi sta parlando di credenti che non si pentono, di credenti che si induriscono nel loro cuore, ma non si pentono davanti a Dio. Quindi il giudizio che scenderà sugli empi che non hanno mai conosciuto il Dio, lo stesso giudizio scenderà anche sui credenti che sono rimasti impenitenti, che sono stati ribelli alla volontà di Dio, ai comandamenti di Dio. No, queste cose vanno dette perché non ci si può illudere, capite? Non ci si può illudere pensando sono credente, posso fare quello che voglio, sono salvato per sempre. Perché quella dottrina è devastante, li porta piano piano a divertire, a festeggiare tutti i tipi di feste che ci sono. E lo stiamo vedendo, lo vediamo scritto, lo scrivono, ormai sono senza stura, cioè hanno dato la stura all'acqua, al peccato, hanno dato la stura al peccato, si stanno lasciando andare ogni tipo di giustificazione del peccato. Sono passati da una via strettissima, dicono loro, a festeggiare tutte le feste, capito? Quindi se questa era la loro via stretta, festeggiare tutte le feste, bere, mangiare a crepapelle come gli piace a loro, non è una via stretta quella. Quella io non la vedo via stretta, io la vedo una via larga, altro che via stretta. Quindi costoro non devono illudersi, perché qui è chiaro, vedete, dici, perché il Signore dice, tu invece seguendo la tua durezza e il tuo cuore impenitente, vedete, ti accumuli un tesoro d'ira, vedete. Cioè, mentre Dio ci ha salvati, Gesù ci ha salvati dall'ira a venire, e la grazia di Dio ci ammaestra a rinunziare alle mondane concupiscenze, cosa fanno questi? Magari per un tempo hanno pure rinunziato, quindi sono usciti, no? Da queste mondane concupiscenze. E adesso piano piano ci tornano. Ci sono tornati. Ci sono quelli che si sono convertiti e non escono mai dalle mondane concupiscenze.
Cioè, la grazia li ammaestra, ma loro prontamente la rifiutano, rifiutano le istruzioni della grazia di Dio. E non vogliono assolutamente abbandonare le mondane concupiscenze. Ma ci sono anche quelli che un tempo si sono allontanati da queste mondane concupiscenze, però è arrivato il tempo in cui ci tornano su queste mondane concupiscenze. Ebbene, questi sappiano che i giudizi di Dio che si accumulano, un tesoro d'ira sopra, se lo accumulano, quindi vuol dire che prima non era su di loro, ma con il loro peccato non fanno altro che far crescere l'ira di Dio sopra di loro. Se l'attirano, capite? Perché? Perché sono stati ribelli, perché sono stati malvagi, non hanno voluto seguire quello che la grazia di Dio gli stava insegnando e per la via per il quale li ammaestrava. E si accumulano un tesoro d'ira. Cosa succederà poi a questi? Siccome è scritto, vedete, per il giorno dell'ira, vedete, della rivelazione del giusto giudizio di Dio. Ma il Dio quando giudicherà, che cosa giudicherà? Giudica il quale renderà a ciascuno secondo le sue opere. Non è che ci dirà. Vabbè, è importante anche la sana dottrina a livello di conoscenza, perché se non c'è la conoscenza non c'è neanche il mettere in pratica. Però se uno conosceva la sana dottrina e non l'ha messa in pratica, non aveva opere, la situazione lì è doppiamente grave. È gravissima, perché tu sapevi e non hai messo in pratica. Quindi coloro che sanno, e soprattutto tutti i figlioli di Dio, dovrebbero sapere che cosa devono fare. Lo Spirito Santo glielo attesta, la coscienza glielo attesta. E quindi il giudizio di Dio consisterà nel giudicare in base alle opere, capite? Alle opere che uno avrà fatto. Quindi se uno non ha opere, cosa ha detto Giacomo? Giacomo ha detto che la fede senza le opere è morta. Ora sì, siamo stati salvati per fede, ma la fede è morta. Senza le opere, la fede è morta. È come se non ci fosse. La vita non c'è più nella fede. Quindi le opere sono le opere che ci salvano? No, perché siamo già salvati. Le opere seguono la salvezza, capite? Noi non siamo salvati per opere. Noi siamo stati salvati e come frutto naturale di questa salvezza già ottenuta, va bene? Portiamo frutto. E il frutto cosa sono? Le nostre opere, la nostra santificazione. Ma attenzione, non è un peso gravoso, non è un peso gravoso questo. Cioè, il fatto che noi osserviamo i comandamenti di Dio per noi non è gravoso. Perché io ho sempre presente il fatto che Gesù è stato malmenato, ha portato una croce di spine, non è che ha portato. Le sorelle oggi fanno una fatica, alcune sorelle fanno una fatica enorme a mettere il velo in testa, ma non gli stiamo dicendo di portare la croce e la corona di spine che ha portato Gesù. Gli stiamo dicendo di mettere un velo in testa, ma non perché lo diciamo noi, perché è scritto, perché Paolo l'ha comandato ai Corinzi e lo ha comandato per tutte le chiese anche, non è una cosa solo ferma ai Corinzi. Quindi anche noi ripetiamo come Paolo, come dei bravi e fedeli cartelli indicatori nella via, indichiamo quel passo e esortiamo le sorelle a usare il velo, non a mettersi una corona di spine dove ti punge e ti fa sanguinare, ma un velo in testa, più o meno fine, come vogliono, come si sentono di fare le sorelle. Quando pregano o profetizzano, devono portare questo velo, anche quando ringraziano per il cibo a casa. Quindi, anche quando pregano da soli a casa, devono portare non una corona di spine, ma semplicemente un velo. Così è comandato, così bisogna dire. Quindi anche a noi oggi, ognuno di noi, sono imposti dei comandamenti da parte di Dio, ma non sono corone di spine. Non dobbiamo trafiggerci la carne, avete capito? Non ci sono comandi, tranne alcuni che si possono discutere, ma li tralasciamo quelli, no? Quello dell'occhio, della mano, del tagliare se ti fa peccare. Ci sono effettivamente cose difficili che per ora non. Però diciamo in linee generali non è che dobbiamo trafiggerci le carni
per assomigliare a Gesù, no, solamente a conservarci puri dal mondo, a non correre dietro al mondo, a fare quelle cose che il mondo non vuole fare, perché è così, perché se il mondo non le vuole fare e noi invece vogliamo fare le cose che fa il mondo, c'è qualcosa che non va, capite? Noi dobbiamo fare le cose che vuole il Signore, non quelle che vogliono fare il mondo, perché il mondo è schiavo del diavolo, quindi vuole piacere al diavolo, al suo padrone, al suo principe. E noi invece dobbiamo piacere a Dio, perché altrimenti i giudizi di Dio sono terribili. Vedete, quindi Dio giudicherà e renderà a ciascuno secondo le sue opere. Vita eterna a quelli, guardate che belle parole che c'è scritto qui, vita eterna a quelli che con la perseveranza nel bene operare cercano gloria e onore e immortalità. Ma fratelli, ma cosa cerchiamo noi? Cerchiamo gli onori di questa terra, cerchiamo gli onori degli uomini, cerchiamo gli onori e il potere di questo mondo. Noi cerchiamo gloria, onore e immortalità, quello che riguarda le cose celesti però, non l'onore e la gloria di questo mondo. E perché cerchiamo queste cose, cerchiamo l'immortalità, cerchiamo la vita eterna, l'abbiamo ottenuta e vogliamo perseverare in queste opere che ci porteranno fino ad essa. E lo dobbiamo fare fino alla fine. Se non si poteva perdere la salvezza, Paolo non avrebbe detto perseverare, non avrebbe parlato di perseveranza anche qui, vedete? Non avrebbe parlato di perseveranza, ma la scrittura parla molte volte di perseveranza nella fede e nel bene operare. E questo cosa significa? Significa che chi non persevera si ferma e chi si ferma non vince e se uno non vince non otterrà la corona della vita. Quindi bisogna stare attenti, bisogna stare attenti. Già, il cammino è difficile, se poi ci mettiamo dietro, no? Ci accodiamo a certi novelli calvinisti che insegnano che la salvezza non si può perdere, che ti dicono che puoi festeggiare, puoi fare tutto quello che ti pare, perché se tu gli dici che non lo può fare, ti dicono che è la legge di Mosè, no? La buttano su questo piano. Attenzione, questo è il diavolo che parla. No, non morrete affatto. Avete capito? È sempre il diavolo che parla. Cioè, il Signore mette alla prova i suoi, capite? Lascia sempre qualcuno che è il diavolo, lascia sempre che è il diavolo, se no poteva tagliargli la testa al serpente prima che parlasse con Eva, no? Invece è stato lasciato nel giardino dell'Eden, è stato lasciato che dovesse parlare con Eva per vedere se Eva veniva sedotta oppure no. E così oggi, e Dio permette tutti questi cianciatori, seduttori di menti, questi falsi profeti e falsi dottori e falsi pastori che parlino, lo permette per mettere alla prova il suo popolo, per vedere se lo ama con tutto il cuore, con tutto se stesso, oppure se dà retta al primo cianciatore che passa. E questi cianciatori sono pericolosi, ecco perché vi diciamo di guardarvi e di cacciarli via, perché in mezzo ci può essere uno debole che si fa portare via, avete capito? Noi lo facciamo quando diciamo di cancellare, di cacciare, è perché non vogliamo i contatti, perché li riconosciamo pericolosi, non perché vogliamo imporvi la cancellazione, no, ma perché noi riconosciamo che il contatto con certe persone è pericoloso. Quindi permettetemi di dirvi di non bere quel veleno, capite? Ma non solo io, anche gli altri fratelli qui, altri esortano, consolano, sgridano perché se si accorgono del veleno. Ma i fratelli non lo devono bere, no? Ma questo si fa per amore, non lo si fa per un senso di superiorità. Ma quale superiorità? Di che superiorità stiamo parlando? Siamo tutti carne e polvere, solo che se uno vede, se la sentinella vede, deve suonare la tromba di allarme, no? Deve dire tutti pronti, lì c'è il pericolo, quelli sono lupi, bisogna stare attenti, no? Se uno poi non sta attento, come qualcuno sta facendo,
prima o poi dovremo poi prendere mano di nuovo alla cancellazione, perché qualcuno li segue, si tiene ben distante da noi per non farsi vedere, ma noi lo sappiamo, ma figurati, lo sappiamo, appena poi si manifestano, perché aspettiamo, noi siamo pazienti, sappiamo aspettare, non è che... Però nel momento in cui danno un segnale è finita, mi dispiace, non sono qui presenti. Ma quelli che sono contenziosi, vedete, quelli che perseverano nel bene operare, per tornare al nostro testo in Romani, a quelli che perseverano nel bene operare cercano gloria, onore e immortalità. Ma guardate poi cosa dice, ma a quelli che sono contenziosi, non ubbidiscono alla verità, ma ubbidiscono alla ingiustizia. Guardate cosa c'è su di loro: ira e indignazione. I contenziosi e i disubbidienti, che nella Chiesa di Dio, qui sta parlando ai credenti, alla Chiesa di Dio, non sta parlando, è chiaro che sono disubbidienti e contenziosi quelli del mondo, ci mancherebbe, non hanno mai conosciuto il Signore, come devono essere. E invece sta parlando qui dei credenti, quindi che ci sono in mezzo ai credenti, ai nati di nuovo, dei contenziosi e di quelli che disubbidiscono alla verità della parola. E su questi cosa accadrà? Ira e indignazione. Poi dice anche tribolazione e angoscia sopra ogni anima d'uomo che fa il male. Vedete? Cosa accadrà addosso all'uomo che vive nel peccato, al credente che vive nel peccato? Tribolazione e angoscia. Gli toglie pure il sonno, il Signore, capite? Un'angoscia terribile, perché questo presuppone un'attesa di giudizio, capite? Perché l'amore in loro non è perfetto, quindi si aspettano un giudizio. Cercano di acquietare la coscienza, di nascondere tutto, ma... non ce la fanno, perché la tribolazione e l'angoscia non li lascia vivere tranquilli. Fanno finta di stare tranquilli, ma non lo sono. Quelli che non perseverano nel bene operare non sono tranquilli. Quindi, fratelli, l'esortazione che volevo trasmettervi oggi era appunto questa, cioè che noi dobbiamo rinunziare alle mondane concupiscenze. Molte di queste sono quelle che noi frequentavamo prima di convertirci. Quindi lasciamo stare, le conosciamo bene. Se non ci hanno giovato prima, come possono giovarci adesso che siamo diventati credenti? Una festa di Natale che non ci ha riempito il vuoto quando questo vuoto ce l'avevamo, perché deve esserci utile oggi che siamo credenti? Non c'è utile a nulla, si festeggia queste cose pagane in maniera inutile. Poi a questa seguono Capodanno, Carnevale, la Befana, andare al mare, tutti i piaceri della vita che soffocano la parola che è stata piantata in noi, la soffocano e non fanno arrivare la piantina a maturazione e quindi i frutti non ci sono. Se non si arriva, se la piantina non arriva a una certa maturità, non può portare frutto, capite? E quindi è infruttuoso. E le cose infruttuose devono essere solo gettate via, cioè cosa ne facciamo? Questa era l'esortazione, anche per stare attenti a coloro che vi diranno che tanto non c'è nessun male a festeggiare, a fare. Poi è chiaro che qualcuno si troverà in una morsa in cui sarà difficile. Magari si troverà a festeggiare anche contro la sua volontà. Questi combattimenti lo sappiamo, ci sono, non possiamo negarli. Ma almeno non giustificate il peccato, poi chiedete perdono a Dio. È meglio non peccare, ma se uno poi pecca, che chieda perdono a Dio. Non si può giustificare il peccato, capite? Non si può, non si può e non si deve fare, perché questo dispiace ancora di più il Signore, più che il peccato stesso. E questa era l'esortazione che volevo darvi questa sera. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia su tutti voi. E a Dio appartengono la gloria, l'onore e la lode nei secoli dei secoli. Amen.